Ci siamo! Intel ha finalmente risposto alla crisi dei crash. AMD ha un asso nella manica e non è nemmeno suo. E sembra che le RTX 50 tarderanno un pochino. Queste e altre news nel nuovo episodio di More Than News. Devo dire, questa settimana ci sono tante piccole news, niente di eclatante, però dalla settimana scorsa, perché con la situazione di Windows, insomma, ci eravamo un po' persi, ho deciso di recuperare una news che è andata un po' in sordina, ma che secondo me è incredibilmente interessante per gli sviluppi futuri del mercato. Ve ne parlo tra un attimo. Iniziamo con qualcosa di più leggero. Seasonic, il noto produttore di alimentatori, ha pubblicato uno strumento per capire approssimativamente quale dovrebbe essere la capacità di carico dell'alimentatore da abbinare ad un eventuale build. Un semplice configuratore che attraverso alcuni comandi ci risponde con un'ideale tipologia di potenza per il nostro alimentatore. La cosa interessante è che hanno già listato quelle che sarebbero le teoriche linee guida di TDP per la generazione RTX 50. Stando a questo sistema, che ci tengo a dire che comunque rappresenta una cosa approssimativa e spesso anche molto conservativa in termini di proposta, perché magari dove noi umani intuiremmo un 850 watt, loro propongono magari un 1050, però di per sé ha fatto questi listing. Quindi abbiamo una 5050 con un TDP di 100 watt, una 5060 da 170, una 5070 da 220, una 5080 da 350 e infine un incredibile 5090 5090 top di gamma da 500 watt. Ora, prima di tutto quanto il mondo esploda, come un po' le 4090, no scherzo, però ora seriamente parlando, 500 watt sono approssimativamente 50 watt di TDP extra rispetto alla 4090, come anche ci riporta Videocard nel suo articolo. Ora, questi valori di TDP, almeno per la top di gamma, sono un po' più alti di quelli precedenti. Tuttavia c'è da dire una cosa molto importante: il TDP non è il consumo. Nelle ultime generazioni però questi due valori andavano mano nella mano. Se una scheda video vantava un TDP di circa 220 watt, più o meno i consumi sarebbero stati intorno a quella linea, poco più, poco meno. Poi dipendeva un pochettino dalla custom, ma a grandi linee la zona era quella. Per esempio la mia 4090 non consuma più di 400 watt nel modello Gaming X Trio, giusto raramente ha superato i 400 con 410, però mai e poi mai 450 come indicato qua. Quindi di per sé questi 500 già sarebbero inferiori. Vuol dire che non dobbiamo preoccuparci? No, semplicemente Nvidia ha alzato un pochettino il tiro, probabilmente per stabilire un abisso ulteriore tra quella che sarà la top di gamma di AMD e ovviamente le sue precedenti top di gamma, sfruttando questo piccolo divario. Ora, siamo abituati che tra le 90 ci sia un crescente incremento di consumi. Diciamo che si può sperare che questo da 500 sia l'ultimo. Ora, prendiamo con le pinze queste affermazioni, che ovviamente potrebbero essere completamente cambiate al momento del lancio dell'RTX 50, però di per sé è interessante già vedere un primo approccio di quelli che potrebbero essere i TDP generali. C'è un incremento comunque, c'è un incremento di questo 8-10% generale, non poco, non malissimo, non benissimo. L'efficienza comunque rimane più alta, perché ovviamente queste qui dovrebbero andare a sovraperformare la categoria direttamente superiore della generazione precedente. E sempre parlando di RTX 50, un pochettino di indiscrezioni per quanto riguarda la possibile data di uscita. Infatti Copite Sette Chimi, che è probabilmente il leaker più prolifico della storia su questa determinata porzione di argomenti come le schede video, ha fatto un'affermazione. Copite il 22 luglio alle 11:14 del mattino ci dice che non vedremo le RTX 50 fino al CES. Onestamente ha senso, voglio dire. Al momento attuale Nvidia non ha nessun tipo di concorrenza per quanto riguarda effettivamente l'ambito delle schede di video, specialmente per la sua 5090, che in nessun modo avrà mai concorrenza da parte di AMD, perché nessuna scheda delle loro lineup, né precedenti né attuali, sarebbe in grado di confrontarsi con le loro top di gamma 90, che alla fine sono delle Titan. Ha senso quindi che se la giochino con calma, perché tanto hanno il predominio sull'intelligenza artificiale, il predominio sul gaming, tante tecnologie come GeForce Now che aiutano a supportare il mercato in ogni ambito fino a quello più economico. Onestamente, perché sbilanciarsi quando puoi aspettare anche di vedere un pochettino come si muove il tuo concorrente? Dal punto di vista aziendale lo capisco, dal punto di vista di un appassionato voglio una 5090 da testare, solo questo, cioè non la voglio fisicamente, la voglio testare, fatemela testare, voglio fare 200 fps in 8k. Devo dire che questo episodio di More Than News sarà probabilmente uno con il più alto numero di buone notizie in assoluto. Infatti penso negli ultimi 2-3 More Than News vi ho parlato del fatto che Intel stia subendo delle notevoli problematiche per quanto riguarda crash, principalmente sui suoi processori top di gamma. Prima si pensava soltanto i K, adesso sono incriminati quelli delle generazioni 13 e 14. Quelli di dodicesima sembrano a posto, ma comunque in generale c'è un problema diffuso e se ne stanno aggiungendo anche altri. Per esempio di recente Gamers Nexus ha parlato del problema del fatto che ci siano dei batch di processori di Intel che stiano girando con un problema di ossidazione. Per esempio nella produzione ci sono stati dei problemi effettivi e questo è stato annoverato anche da Intel stessa con una recente dichiarazione pubblica. Dichiarazione che
che oltretutto contiene finalmente anche una risposta a tutta questa problematica dei crash da parte dell'azienda blu. Dopo aver immesso nel mercato la baseline profile come tappabuchi momentaneo per aiutare un pochettino i giocatori a tentare di risolvere questo problema, e dopo essersi preso veramente tanti attacchi tra Unreal Engine, negozi, Alderon Games, che dice anche che crashano i portatili di Intel, non solo i desktop, Intel ha risposto e hanno detto che finalmente hanno trovato la causa, la radice, il nucleo di questo problema. Indovinate qual era? Tensioni troppo alte per via di un algoritmo eccessivamente aggressivo per quanto riguarda la gestione dei boost, specialmente nell'ambito del boost su singolo core. Che era un pochettino quello che tutti quanti ci aspettavamo. Questi algoritmi sono troppo violenti. Hanno cercato di recuperare terreno con questa cosa e sicuramente non gli ha fatto bene. Ora, Intel in questo post ufficiale sul loro blog da un employee ha dichiarato che effettivamente sono a conoscenza delle cose, stanno facendo un'analisi estensiva, bla bla bla, e appunto, come vi dicevo, tensioni esagerate portano al problema alla radice. Intel ha la soluzione e sembra che arriverà a metà agosto ai partner per creare una patch che poi verrà validata e poi distribuita al mercato. Capito CrowdStrike? È così che si fanno gli aggiornamenti di sicurezza. Non si manda in down mezzo pianeta. Prima si testano le cose, poi le si rilascia sul mercato, specialmente quando i tuoi clienti sono delle fottute compagnie aeree. Comunque Intel stessa è stata molto onesta su questo e dice: oh, se avete ancora problemi contattateci e cercheremo di risolvere. Ultima porzione interessante: l'altra volta abbiamo parlato del fatto che ci siano anche problematiche per quanto riguarda i portatili. Chipzilla, che sta analizzando per Intel tutta questa situazione in collaborazione con Intel, ha dichiarato a Tom's Hardware US che effettivamente non sembrano esserci problemi che siano correlabili a questi problemi di instabilità più che altro nei processori mobile, quindi quelli per il laptop, come il 13900HX. Alderon Games, che aveva fatto questa affermazione, ha rielaborato la sua accusa. Questo era il messaggio originale che vi ho fatto vedere nell'altro More Than News. Come vedete è stato modificato, prima c'era solo questa prima parte, queste prime due righe, hanno fatto un update e accusano i 13900HX di essere una delle principali cause, ma non l'unica, dei crash, ed effettivamente a quanto pare, secondo loro, stanno proteggendo i partner come Razer, MSI e altri che facciano i laptop, evitando di dire che potrebbero esserci delle complicazioni al riguardo. Alderon Games dice che i crash sono stati analizzati su prodotti Razer, MSI e Asus in termini di laptop. Adesso finalmente abbiamo però una possibile soluzione, aspettiamo metà agosto e vediamo se magari verso settembre non si è risolta tutta questa situazione. Adesso veloce salto però nel mondo del gaming con AMD. Sono usciti dei leak per quanto riguarda RDNA 4, prossima generazione delle schede video di casa AMD, e a quanto pare ci sarà un incremento prestazionale, così ci riporta anche TechSpot, per quanto riguarda le prestazioni in ray tracing nude e crude. Fondamentalmente è stato leakato questo documento che dovrebbe essere correlato a RDNA 4, viste i dati che ci sono scritti, e la cosa che interessa particolarmente è questo Double Ray Tracing Intersect Engine. Questo documento si può interpretare in due maniere: o che stanno raddoppiando le unità dedicate al calcolo del ray tracing, quindi ovviamente doppie unità, doppie prestazioni, oppure che stanno ottimizzando il processo che collabora appunto alla gestione del ray tracing fino a renderlo due volte migliore, quindi di per sé pari unità, migliori prestazioni. Come dice TechSpot, in pratica nuovi RT engines che possono appunto gestire due volte i ray triangle intersection calculation per clock cycle, cioè due volte praticamente il lavoro che appunto per singolo core può essere emesso rispetto a quelli attuali. La cosa interessante è che questo si potrebbe anche riflettere sulla possibile PS5 Pro, quindi di per sé sarebbe anche un incremento prestazionale importante che si trasferirà poi sulle console di prossima mezza generazione, perché alla fine non si può parlare proprio di prossima generazione, anche se comunque la PS5 inizia ad avere i suoi annetti. Lì è una situazione molto più complessa, le console sono ancorate ad AMD sotto questo punto di vista, quindi è importante che l'azienda inizi a potenziare effettivamente le sue possibilità lì, perché alla fine non è che possano riferirsi a Nvidia e alla sua potenza di calcolo, devono scegliere AMD, hanno AMD a bordo. A proposito di Nvidia, AMD e della loro rivalità, passiamo all'ambito della produttività, dove c'è stata un'innovazione molto molto interessante per la Casa Rossa. Adesso vi spiego. Praticamente vi ricorderete che qualche mesetto fa abbiamo parlato di una tecnologia particolarmente succulenta chiamata Z-Luda, un progetto inizialmente finanziato in maniera un po' losca da Intel e successivamente ripreso appunto da AMD, anche questa volta in maniera un po' shady, diciamo non pubblicamente espresso. Il concetto di Z-Luda era quello di fare da interprete per il
il toolkit CUDA in maniera da poterlo utilizzare su schede video che non appartenessero alla casa verde, come quelle di AMD e quelle di Intel in precedenza. La cosa utile è che il pacchetto CUDA è uno dei più popolari, nonché uno dei più ottimizzati, e il loro codice rende particolarmente competitive le schede video della casa verde, perché, come abbiamo analizzato nel nostro video sulla produttività, se volete andare a recuperarlo vi lascio il link in descrizione, effettivamente garantisce dei benefici incredibili, dove anche una 4070 Super è in grado di confrontare molto spesso una 7900 XTX, proprio nell'ambito della produttività, con risultati che delle volte anche superano in maniera consistente la stessa. Però purtroppo Zluda successivamente è stato bannato, e attraverso il cambio delle linee guida per l'utilizzo del toolkit CUDA effettivamente non si può più fare una cosa del genere, cioè non si può porre un programma che interpreti il codice di CUDA e lo trasferisca a quello che è effettivamente una scheda video non Nvidia. Sono state aggiornate le linee guida, non si può più fare. In poche parole, Zluda è morto dopo l'ultimo aggiornamento del codice. Finito. Certo, uno solo può sviluppare in casa, ma non è proprio sincero. Ad ogni modo, è arrivata una alternativa. Si chiama Scale ed è molto, molto più interessante di Zluda, perché non è un semplice interprete di un codice preesistente, ma è un madrelingua. Offre proprio del codice, un vero e proprio toolkit alternativo a CUDA che possa far girare in maniera eccellente e più efficace le schede video di AMD. E ovviamente con questa prerogativa c'è anche molta, molta meno possibilità che Nvidia possa imporsi su Spectral Compute, che appunto gestisce questo programma, questo toolkit. Quindi ci sono grandi possibilità per AMD qui, anche grazie al fatto che questo toolkit non si limiti a tradurre quello che è il codice di Nvidia. Come implementazione rispetto a Zluda, almeno da quello che ci riportano per adesso le news, è molto, molto più istantanea ed efficace appunto di Zluda. Ci sono già dei test di compatibilità. La cosa interessante è che ha anche la capacità di imitare il runtime degli Nvidia CUDA, e questo rende possibile un'implementazione molto più semplice nel trasferimento di codice, perché appunto sviluppi questa porzione da quello che è l'adattamento per Nvidia CUDA a quello che è l'adattamento per appunto questo nuovo toolkit. Onestamente molto molto interessante, e ovviamente una botta di vita per l'hardware AMD. Allora, attualmente Scale è testato per funzionare su Blender, Llama CCP, XG Boost, Fice, Gomch, questo non lo conosco effettivamente, STD GPU, Hashcat e Nvidia Trust. Fa ridere, la presenza di questi programmi in aggiunta a Nvidia Trust vi fa capire che effettivamente non stiamo parlando di un semplice programma che magari riesce a coprire qualche buco, ma una vera e propria implementazione che si può sostituire in maniera corretta a Nvidia CUDA. Molto figo, veramente. Attualmente il supporto è su RDNA2 e RDNA3, quindi potete arrivare fino alle RX 6000 e 7000, però stanno facendo i test anche su RDNA1 e vogliono aggiungere il supporto a Vega. Attualmente manca il supporto a CDNA, che è l'architettura pensata per le GPU nel lato Enterprise, e questo è un peccato perché effettivamente lì c'è largo utilizzo della porzione Enterprise di Nvidia, e se appunto chi utilizza server, render farm, cose così, non può farsi fare affidamento a questo pacchetto, effettivamente dovrà continuare a comprare e utilizzare Nvidia. Quindi per loro rimane ancora una soluzione inaccessibile, ma non è detto che in futuro non si possa sviluppare. Ora, sappiamo che in passato Nvidia ha aggiornato le proprie politiche appunto di distribuzione del pacchetto CUDA, con una parte molto più chiara che annichilisse la presenza di Zluda e di programmi alternativi ad essi per chiunque volesse utilizzare in maniera impropria, o più che altro non profittevole per Nvidia, il codice di CUDA. Diciamo che in questo caso non è che si possano attaccare a molto, perché non stanno traducendo il loro codice per renderlo funzionale ad altre schede video, ma ne stanno proprio compilando una versione alternativa basata su dei pacchetti open source che non appartengono alla casa verde, su cui quindi non ha nessun diritto. Di per sé non si sta utilizzando in nessun modo il toolkit di CUDA, quindi alla fine non vedo a cosa si potrebbero attaccare, se non comprare magari l'azienda e annichilirla, però credo che questo triggererebbe l'antitrust. Però oltre a questo sembra un progetto molto interessante e sono contento di vederlo. E per andare avanti con questo video, in cui assolutamente non abbiamo parlato di tre brand principali, un'altra notizia su Intel. Abbiamo delle notizie sui 285K. Infatti è emerso uno screenshot di CPU-Z che parla dell'Intel Core Ultra 9 285K, nuova prossima generazione Arrow Lake S di processori desktop, 125W TDP, socket 1851, ma soprattutto confermato il processo produttivo Intel 4, cioè quello a 7 nanometri, che ovviamente hanno cambiato di nome perché sennò 7 nanometri sembrava peggio di quello che fa AMD, e quindi no, non possiamo essere gli ultimi. Il nostro processo a 7 nanometri lo chiamiamo Intel 4, così il numero è simile a quello che invece offre AMD. Ah, il complicato mondo del marketing, in cui le cose ti tornano indietro quando appunto smetti di poterle controllare. Ha iniziato Intel su questo, non ha iniziato AMD la guerra dei nanometri, quindi di per sé il marketing ti è tornato indietro. Qui abbiamo un altro screenshot che conferma in maniera grossolana il fatto
che il processore abbia 24 core e 24 thread. Non utilizza più il multithreading, va dritto uno a uno. E sarà interessante vedere un attimino come impatti prestazionalmente questa cosa. È una novità abbastanza importante per i processori moderni più che altro. Poi abbiamo una cache L1 da 2.4 mega, L2 da 40 e L3 da 36. Sono abbastanza curioso di vedere quali saranno le possibilità della prossima generazione di Intel, perché comunque sono riusciti a tenere botta anche con molta difficoltà nell'avanzare con le ultime tre generazioni di processori, che alla fine sono un po' la stessa cosa tre volte. E potrebbe essere il punto di svolta a Rolling Cass. Staremo a vedere, sperando che non abbiano i problemi che hanno oggi. Ad ogni modo, questa era l'ultima news. Io vi chiedo, ragazzi, soltanto un commento, un like e un'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi state su Modern Tech. Ciao.